Salve a tutti ragazzi, oltre anche se no video di 60 second. Yeah! Oggi andremo a fare Bombazer, sto scherzando, Little Boy. Con il nostro carissimo, amicissimo, amicissimo Ted. Ok, tutto normale, è soltanto caduta una lampada. Normalissimo. L'armonica, ciao armonica. Va. Prendiamo l'armonica, vai, prendiamola. Vabbè, allora, esploriamo un po' nel frattempo. Sì, vabbè, io porto acqua. Perché c'è l'armonica. Sì, sì, bla 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 bla. 3, 2, 1. Voglio l'armonica. Corriamo, corriamo, corriamo. Corri, 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 corri. Più veloce, non ti incastrare, Ted. Che bello il nostro amico Ted che si incastra troppo, bello. Allora, la radio non so perché è in bagno. Il lucchetto è buono. Grazie, ho perso 30 secondi soltanto per il lucchetto. Ok, io direi possiamo. Ci prendiamo il nostro carissimo amico Timmy. La nostra amata cosa. Moglie Dolores. Ci prendiamo un fucile. Questo. Che prendo ora? Cibo, acqua. Non abbiamo acqua, non abbiamo anche cibo. Ho fatto schifo. Avanti, che sono tanti. Non abbiamo preso manco cosa. Com'è che si chiama? Non mi ricordo più il nome della ragazzina. Mary Jane. Credo, vabbè. Ok, giorno 1. Allora, pensavo di aver preso molte meno cose. Cioè, l'acqua e il cibo non so dove sono sfugati. Vabbè, andiamo avanti. Ma stanno bussando alla porta o sbaglio? Toc toc. Apriamogli, vai. Immaginate Mary Jane, perché... no, pensavo. Aprire. E chi ci ha bussato? No, dimmi già che tu stai male, è una cosa brutta. Sì. Ti prego non ti rompere, non ti rompere, ti prego, non ti rompere, ti prego. Si è rotto. Ted, ora fai qualcosa e la ripari. Sì, sì, dimmi, devi bere. Gliela diamo solo. No, no, diamola a tutti, l'acqua. Benissimo. Vai, sono il medikit. No, scherzo. Ma con medikit noi che facciamo? Gli spacchiamo, gli diamo le medicine ai ragni per ucciderli. Allora, già che Timmy sta male, questa cosa non mi piace. Io ti potrei anche curare. Ma se non puoi uscire non ha senso che ti curo. Mio Dio, ora si inceppa il fucile, già lo so. Ti prego non ti inceppare. Boom, si è inceppato, è esploso. Meglio così, accidenti, la nostra pistola è esplosa quando abbiamo cercato di sparare a quel coso. Ah, una piccola esplosione, niente di che, ma come fanno a far esplodere un fucile? Allora, Timmy, non mi piace vederti così. Perciò? Sei un cinese ora! Allora, questo è il signor Timmy con il coronavirus. Guardate, Timmy, un cinese ha il coronavirus, fra poco lo attacca pure i genitori. Sono pure loro cinesi. Oh sì, cappello da spiaggia e lui di esploratore. C'è una cosa, gli diamo il medikit così non... Così facciamo finta di niente. Ed è Timmy, il primo cinese a guarire dall'infezione.
Timmy dovrebbe mangiare qualcosa adesso. Sì, sì. Sì, ma io vi faccio mangiare di sicuro. Oh, sì, usa un po' la radio. Ma io che ho sbagliato e ho messo bombazzar. Cioè, si è rotto tutto. Non potete avere di nuovo. Almeno. Cinesino Timmy, devi andare tu. Allora, io preparo la spedizione. Moriremo tutti. Allora, Teddy dice di non preoccuparci, ma io mi preoccupo perciò. A Timmy che cosa gli diamo se non la cara amica torcia? Gliela spacca una butta addosso ai nemici se trova qualcuno. Vai, giochiamo! Due bottiglie d'acqua in palio, vai, 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 giochiamo, giochiamo, ora lo vinciamo noi. Vediamo. Penso che abbiamo perso, infatti. Adesso voi per punizione non bevete. Avete perso, dovete risparmiarvi un giorno da bere. Ora muoiono tutti. Fine. Ok. Ma stiamo scherzando? No, ma io vi faccio bere, non mi interessa, mangiate e bevete, perché prima mi dicono stiamo morendo di sete e poi il giorno dopo non ho più sete. E che se ne sono bevuti? Allora, Timmy, ti amo perché hai portato il medic. La maschera antigas. L'accetta. La valigia, che non avevamo preso, me lo ricordo. Timmy, ti meriti l'altro cappellino. Se sono stanco, manco... Non si è preso manco la malattia. Buono. Allora, perciò Timmy, festeggia tu. Allora, Ted, vai a rispondere alla telefonata. Ora noi rispondiamo. Aiuto, che era quel rumore? Almeno non sta male. Ted è tornato. Allora, Timmy, non mi piace quando ha fame Timmy, poi gli viene la malattia. Ogni tanto ci voglio l'impulso di suonare qualcosa. Vediamo Biancaneve. Abbiamo attirato gli scarafaggi. Ok, non avete nulla da lamentarvi, perciò signorina Dolores Umbridge andrai con la nostra cara maschera. Allora, io lo vorrei fare tutto in una volta l'episodio, però... però... E basta, ma ti metto la fame. Una borsa... io lo so che cos'è, lo so che cos'è. Che bello. Sharikov, sei tornato. Allora, sì, bevete. Allora, se gli dico no, secondo me gli scarafaggi si arrabbiano e mi picchiano. Se ne sono andati, volevo soltanto un altro po' di musica. Ah, ma che carini! Non siamo amanti dei funghi, ma vista la fame. Allora, se volete faccio la sfiga che metto solo sì. Mi stavo scialando! No. Allora, piccolo problema tecnico. Andiamo avanti. No, ho sbagliato. Dobbiamo fare qualcosa. Che ci succede? Tutti ammalati? Abbiamo provato a canticchiare la nostra canzone. No, Ted, ma dillo prima che hai l'allergia. È dall'allergia, ma non lo dice. È molto intelligente, naturalmente. Una porta, Dolores è tornata. Dolores, mi chiedo che cosa hai portato. Allora, 2, basta. Allora, visto che non mi ricordo quando avete mangiato e bevuto l'ultima volta, mangiate e bevete tutti. Sì, Ted, ti mando fuori. Di chiederci quanto sia un gatto che si è fatto, se si dà il cazzo che abbiamo trovato.
va bene, guardiamo l'indirizzo. Oh, non ci credo, dimmi se è riposato. Lo stomaco di Ted è brontola. E io non te la do, anzi non te la do perché... Allora, dimmi, tu che sei molto bravo, andrai con le carte! Giochi la tua vita con le carte! Se vinci, sopravvivi. Se perdi, muori, punto. No, io voglio adesso, tipo le porta e poi si porta tutto. È sufficiente di sì per qualche ora per abituarsi. Dobbiamo riparare l'impianto. Cosa succede se non lo ripariamo? Penso che moriamo subito. O malati. E credi sempre che si ammala. Allora, per riparare il condotto ci sembra opportuno consultare. Giusto. Le loro punture sono dolorose. Fanno venire la febbre di questi insetti mutanti. Ma perché devono farsi il... Ma questo è Bombazzar, secondo me, non è Little Boy, oppure Fatman. Perché Little Boy dice malattie quasi mai, pericoli inesistenti. Qua invece si vede. Zoom zoom. Allora Dolores. Sì, due medici tipo come glieli procuro. Stringi i denti, Dolores, stringi i denti, ti dobbiamo amputare la gamba. Abbiamo amputato non la sua gamba, ma l'accetta. Insomma, scanto forte, un urlo di sorpresa. Sì, 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 sì. Ti prego, porta l'accetta, dimmi. No, no, non era Jimmy. Sì, sì, sì. Se non abbiamo il medico, Ted. Come facciamo a curarti? Una porta? No. Dimmi. Sei ancora vivo, vero? Non è che hai perso, vero? No, no. No, no, lui è forte a giocare a carte. Bello! È un bussare alla nostra porta. Una giovane donna vestita di bianco bussava già alla porta. Ci raccontò la storia del suo gemello scomparso. Visto che aveva cercato di battere il capo dei briganti. Ok, Dolores, vai. Allora, sì, sono andato, vabbè. Allora, Ted, io non ci posso fare niente. No! Timmy! C'è morto Timmy. Un po' che ci muore Ted, ecco. Dolores. Con la torcia. Se si porta il fucile, tanto che ne sanno che è rotto, mica si vede, no. Senza acqua Ted non sopravviverà. Ma lui mappe proprio zero. Ora mi muore Ted, Ted non mi morire, ti prego, se mi muori ti uccido. Ah, perché sei tanto, vabbè. Astro cittadino, ma ci siamo rifiutati. Cosa abbiamo di più? Acqua e cibo. Cibo. Diamogli una bella zuppetta. Prima di dirci fine. Ok, volevo vedere che cosa ha fatto. Siamo generosi. Ah, niente. Allora, Ted, non ho medikit. Se vuoi usa l'insetticida che non abbiamo, tra l'altro, per curarti, però. Ti curi con le cose, con i proiettili del fucile. Una cosa, te lo infili nel naso e proprio guarisci. Ted, allora Dolores, io perché ti ho mandato fuori? Per rompere la torcia così che il gatto... facesse la cacca sopra, oppure per trovare un medikit. Ma secondo me è per la seconda. Sì sì, brava brava Dolores. Così andrà Ted, così se ci muore per strada. C'è morto per strada. Oh!
cosa? Ho mandato a disperizione, ma come fa a sopravvivere? Perché bussano sempre alla porta? Chi sono i criminali? I criminali, abbiamo un lucchetto. Vai, vai, dai, dai, diamogliele. Forse ci salvano, sono militari 2.0. Che ci hanno dato? Una zucchetta. Ted si è ferito, e che vuole da me? Sì, Ted potrebbe sopravvivere a una spedizione. È messo molto bene, potrebbe sopravvivere infatti. Forse era meglio mandarlo, perché ora è più tanto. Usi dolore su uscire fuori, intanto ci rubano il rifugio dopo, ma non ci fa niente. Dolore, sei impazzita? Oh, non sembra molto in sé. Non l'avevo notato. Vai, 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 peschiamo, peschiamo quella valigia, perché... Che hai pescato, Dolore? Ora peschi il medikit, ora peschi il medikit. Non prima, ora. Il giorno dopo che muore Ted va a pescare il medikit. Guarda, fra poco muore pure lei, cioè se ne scappa per lo zio Antonino. Allora... Non è che possiamo fare molto, perciò io direi di muoverci. E basta, bussano sempre alla porta. Chi sono? Quattro zup, tienete. Smettetela di bussare. Ai, ai, gli abbiamo dato quattro zuppe. Sharikov, impassibile. Cioè, è morto Ted, impassibile. Dolores è pazza. Sì, proprio. È per noi di sicuro. Io mi ricordo una volta, ho accettato per andare fuori, avvisare un carro armato, ci è esploso. Allora, Dolores, io te la faccio riparare, ma tu sei pazza, me la so. No, sei fulminata? Direi che ci andava bene. Come disidratata? Non mi diceva che aveva sete. Abbiamo perso, yeah! Vabbè ragazzi, per oggi è tutto. Ci vediamo in un prossimo video di 60 Second. Siamo morti, yeah! Ciao, mi raccomando iscrivetevi al nostro video, sì, al nostro canale. Lasciate like al video e condividete con tutti i vostri amici. Ciao!